Da Motostore di Nino D'Arrigo e via Maddalena 118, SH 125 150, con finanziamento fino a 48 mesi senza interessi. Nel nuovo DPCM è una misura che si applica in tutto il paese, il 50% della capienza massima a bordo dei mezzi pubblici, parliamo di autobus, tram, parliamo però anche di treni, di tutto il trasporto pubblico locale. Questa misura come potrebbe incidere nel servizio? Un servizio che già, se pensiamo all'ATM, dalle nostre parti è in affanno. È una misura che a livello nazionale arriva molto in ritardo ed è una dichiarazione di resa, perché imporre prima l'80% per poi scendere immediatamente al 50% quando probabilmente ormai è tardi è di certo una dichiarazione di resa. E vale per tutto il trasporto pubblico locale, su ATM inciderà perché naturalmente servirà a maggior ragione aumentare le corse, anche se bisogna valutare anche la frequentazione degli utenti sui mezzi in questo momento di quasi lockdown o comunque lockdown parziale, quindi bisogna fare un'attenta analisi su quella che è l'affluenza ai mezzi e in caso per far rispettare il 50% di capienza occorrerà sicuramente almeno in alcune linee provvedere a raddoppiarle. Potrebbe dunque essere varato un piano di esercizio proprio pensato per questo periodo e in base alle esigenze? Lo abbiamo già suggerito come organizzazioni sindacali e c'è la necessità di modificare anche la struttura a pettine del piano di esercizio, almeno per l'emergenza Covid. E credo che l'azienda ci stia lavorando in questi giorni. E si insegue anche un pochettino i DPCM nazionali e quindi in uno stato di precarietà generale anche il trasporto pubblico locale forse è la prima vittima. Tra i provvedimenti del comune per sostenere economicamente la città in questo momento, l'esenzione del pagamento della ZTL, dei parcheggi in centro città. Su questo punto voi siete intervenuti assieme alla CGIL nel sottolineare che comunque l'azienda, che è diventata una società per azioni, deve stare attenta ai bilanci, riceverà un danno. Allora, se questa amministrazione ha voluto una società per azioni a gestire il trasporto pubblico locale, la deve trattare come tale. La società per azioni è una società che vive di bilanci. Nel contratto di servizio approvato al Comune, il bilancio tra l'altro della ZTL è a parte rispetto al bilancio del trasporto pubblico locale, quindi non si può giocare con il futuro di tanti lavoratori che sono occupati in quel settore, perché fino ad oggi è stato sempre un polmone economico importante per l'azienda.